Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudio, questo è Creativamente e oggi siamo qui per realizzare questo progetto un po' particolare, ovvero uno scialle a forma di ali. Spero che questo progetto vi piaccia, che vi incuriosisca, mi è piaciuto veramente tanto, mi sono divertita tantissimo a realizzarlo, sono rimasta veramente molto sorpresa dalla sfumatura, secondo me meravigliosa, che ha questo filato e non vedo assolutamente l'ora di provare altri colori sempre della stessa lana, perché per questo progetto secondo me più azzeccato di così non poteva esserci e spero appunto che anche a voi piaccia. Fatemelo sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e se provate a realizzare questo progetto o altri, mi raccomando, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine. Un bacione. Allora, quello che ci occorre per realizzare questo scialle è della lana. Innanzitutto io vado ad utilizzare questa qui, la lana Roll, che è una lana molto bella, sono gomitoli da 150 grammi, 270 metri e la cosa ancora più bella è che è come composizione 22% di lana e 78% di acrilico, cosa che invece generalmente questi gomitoli degradé sono tutti acrilici. Questa qui invece ha il 22% di lana, quindi veramente molto buona. E andremo ad utilizzare due gomitoli, quindi ve ne servono due, e un uncinetto numero 5,5 con cui andremo a lavorare il tutto. E vi ricordo che, come sempre, tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Vi lascio il tutorial. Allora, facciamo il nostro cappio d'inizio e dopodiché dobbiamo andare ad avviare una sequenza di 80 catenelle. E così via. A questo punto, realizzate tutte e 80 le nostre catenelle, dobbiamo andare a lavorare una sequenza di maglie alte doppie. Quindi vado a fare 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta doppia. Dopodiché mi inserisco nella seconda catenella di base e andiamo a fare 7 maglie alte doppie, quindi carico due volte il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare 7 maglie alte doppie, una per ogni catenella di base. Quindi se contiamo anche le catenelle iniziali dobbiamo avere 8 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto andiamo a fare nel punto successivo un aumento, quindi andiamo a lavorare 2 maglie alte doppie nello stesso punto. Quindi una, carico nuovamente il filo e rientro nello stesso punto di prima, vedete? Esattamente di nuovo qua. In questo modo. A seguire dobbiamo andare a fare altre 5 maglie altissime, di nuovo maglie alte doppie, quindi seguite di nuovo da un aumento. Una 5. E a seguire, subito dopo, andiamo a fare un aumento, quindi andiamo a lavorare di nuovo 2 maglie alte doppie prese nello stesso punto. Questa è la prima e adesso rientro, vedete, nello stesso foro e nella stessa catenella di base e vado a fare un aumento, quindi 2 maglie alte doppie nello stesso punto. Altre 4 maglie alte doppie. E a seguire ancora un aumento sempre di maglie alte doppie, quindi nel punto a fianco di nuovo andiamo a lavorare 2 maglie nello stesso punto. Una. E una 2, in questo modo. A seguire andiamo a lavorare le ultime 3 maglie alte doppie.
Ed ecco che a questo punto passiamo a lavorare a maglie alte normali. Quindi nelle successive 3 catenelle vado a lavorare 3 maglie alte. Nella catenella successiva vado a fare un aumento di maglia alta, quindi lavoro una maglia alta, rientro nello stesso foro e lavoro una seconda maglia alta. Vedete? In questo modo qua. E adesso dobbiamo andare a lavorare 21 maglie alte nelle successive catenelle, ok? Quindi 21 maglie alte. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a fare, fatte le 21 maglie alte, dobbiamo andare a fare una diminuzione. Quindi mi inserisco in una catenella di base e avvio una maglia alta, che però non termino, ma carico nuovamente il filo, vado nella catenella seguente, inizio di nuovo una seconda maglia alta e dopodiché, quando ho 3 asolini sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto assieme. In questo modo abbiamo chiuso 2 maglie alte assieme e abbiamo diminuito di un punto. A seguire dobbiamo andare a lavorare 4 maglie alte. Andiamo a lavorare 4 maglie alte. Quindi una, due, tre e 4. A seguire facciamo di nuovo una diminuzione, quindi andiamo a chiudere assieme 2 maglie alte. Esattamente in questo modo. Subito dopo a fianco andiamo a fare una nuova diminuzione, quindi andiamo a chiudere assieme 2 maglie, ma questa volta non più maglie alte ma mezze maglie alte. Quindi mi inserisco nella catenella di base, estraggo il filo e mi fermo. Di nuovo carico il filo sull'uncinetto, mi inserisco nella catenella successiva, estraggo il filo. Stavolta ho 3 e 2, 5 gettate sull'uncinetto che vado a chiudere tutti assieme. In questo modo ho fatto una diminuzione di mezza maglia alta. A seguire dobbiamo andare a fare 7 mezze maglie alte. Fatte anche queste 7, andiamo a fare una nuova diminuzione di mezza maglia alta, quindi di nuovo andiamo a chiudere assieme 2 punti, voilà, e a seguire andiamo a fare 3 mezze maglie alte. A seguire andiamo a fare altre 4 mezze maglie alte, quindi una, due, tre e 4, e le restanti catenelle, che sono 3, 6 e una 7, andiamo a fare maglie basse, quindi 7 maglie basse. Ed ecco che abbiamo terminato un primo giro. Allora, arrivati a questo punto, dobbiamo fare una catenella, voltare il lavoro e andare a lavorare le maglie esattamente come si presentano, che abbiamo fatto in questo giro, ovvero qui dovremo fare 7 maglie basse, poi dovremo fare a seguire 16 mezze maglie alte, 32 maglie alte e 32 maglie altissime. Quindi dobbiamo andare a lavorare le maglie esattamente in questa sequenza, però noi adesso facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, quindi ci troviamo di fronte le maglie basse, quindi partiamo a realizzare 7 maglie basse seguite da 16 mezze maglie alte, quindi vedete 3, 4, 6,
7 maglie basse. A seguire andremo a fare 16 mezze maglie alte. 1, 2. Mezze maglie alte, le abbiamo terminate. Adesso dobbiamo andare a fare le maglie alte e le maglie altissime, che come vi ho già detto sono 32 maglie alte e a seguire 32 maglie altissime. Quindi, come forse avrete già capito, dobbiamo andare a, dopo aver lavorato il primo giro, lavorare altri 3 giri, quindi altri 2 in più sopra questo qua, sopra il primo che abbiamo fatto, dove li lavoriamo, diciamo, nello stesso identico modo che abbiamo fatto adesso, ovvero dove ho fatto le maglie basse vado a fare le maglie basse, dove ho le mezze maglie alte vado a fare le mezze maglie alte, dove ho le maglie alte faccio le maglie alte e così via, ok? Quindi adesso vi dico esattamente la sequenza dei 2 giri che dobbiamo andare a realizzare. Ripetiamo un attimo la sequenza di maglie che bisogna andare a realizzare: 7 maglie basse, 16 mezze maglie alte, 32 maglie alte, 29 maglie altissime. Adesso per il terzo giro bisogna fare una catenella, voltare il lavoro e andare di nuovo a ripetere la sequenza ma invertita, ovvero 29 maglie altissime, 32 maglie alte, 16 mezze maglie alte per finire con 7 maglie basse. Questa è la sequenza dei 3 giri che dobbiamo andare a realizzare. Allora, una volta realizzati tutti e 3 i giri, a questo punto andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare un giro di maglia bassa, lavorando tutte le maglie così come si presentano, un giro intero di maglia bassa. E procediamo in questo modo. Una volta terminato anche questo giro di questo quarto giro di maglia bassa, dobbiamo iniziare un nuovo giro. Allora facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Una volta girato dobbiamo andare a fare 9 maglie bassissime nei primi 9 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Questi 9 punti corrispondono ai punti che non andremo più a lavorare, che abbandoniamo, diciamo, tra virgolette. A questo punto dobbiamo partire e lavorare 18 maglie alte doppie, quindi facciamo 4 catenelle che sostituiscono la prima e poi proseguiamo a lavorare le successive 17 maglie alte doppie. Lavorate tutte 18 le maglie altissime, adesso dobbiamo andare a fare un aumento nel punto successivo però di maglia alta, quindi andiamo a lavorare 2 maglie alte nello stesso punto, in questo modo. Nei successivi 2 punti andiamo a lavorare 2 maglie basse, 2 maglie alte, scusatemi, quindi una e una, 2. E nel punto seguente di nuovo facciamo un aumento, quindi 2 maglie alte lavorate nello stesso punto. Voilà. Adesso per i successivi 18 punti andiamo a lavorare 18 maglie alte. Dopo queste 18 maglie alte andiamo a lavorare 20 mezze maglie alte. Arrivati a questo punto andiamo a fare 8 maglie basse. Nel punto seguente andiamo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto e per finire lavoriamo le 6 maglie basse restanti. Voilà. A questo punto, una volta terminato anche questo giro, dovremo fare una catenella e voltare il lavoro.
Adesso dobbiamo andare a lavorare i famosi altri due giri, diciamo uguali a questo qua che abbiamo appena fatto, senza realmente niente, andando solo a fare a lavorare le maglie così come si presentano, e anche le stesse maglie, ovvero dove ho le maglie basse vado a lavorare le maglie basse, dove ho le mezze maglie alte le mezze maglie alte, e così via. Quindi ripetiamo un attimo insieme: dovremo andare a fare 16 maglie basse, 20 mezze maglie alte, 26 maglie alte e 18 maglie altissime. Nel giro successivo partiamo da qui dove abbiamo le maglie altissime, e quindi avremo 18 maglie altissime, 26 maglie alte, 20 mezze maglie alte e per concludere 16 maglie basse. Quindi questo è quanto dobbiamo fare per i prossimi due giri. Guardate, ho terminato di realizzare gli altri tre giri. Arrivati a questo punto dobbiamo fare una catenella, voltare il lavoro e andare a lavorare un giro intero di sola maglia bassa. Quindi per ogni punto sottostante vado a lavorare un punto basso. Procedo così per tutto il giro. Terminato anche il giro di maglia bassa, facciamo una catenella, di nuovo voltiamo il lavoro e dobbiamo andare a fare 8 maglie bassissime. Quindi capite che ogni gruppo di giri ci spostiamo andando a formare degli scalini. Dove andiamo a fare le maglie bassissime non dovremo più tornare a lavorare. Quindi 8 maglie bassissime, a questo punto dobbiamo andare a fare 9 maglie alte doppie, quindi 4 catenelle che sostituiscono la prima, e poi partiamo a lavorare le successive 8 maglie alte doppie. Arrivati a questo punto proseguiamo facendo 2 maglie alte, una e una, due. Nel punto seguente andiamo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto, una, e nello stesso punto lavoro una seconda. Da adesso in poi proseguo la mia lavorazione facendo 32 maglie alte. Fatte tutte e 32 le maglie alte, proseguiamo andando a fare 22 mezze maglie alte. Una. Voilà, ecco tutte e 22 le maglie, gli ultimi 4 punti andiamo a fare maglie basse. Quindi una, due, tre e quattro, ed ecco che abbiamo finito un nuovo giro. Adesso facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e dobbiamo andare a fare i due giri dove andiamo a lavorare esattamente le maglie così come si presentano nella stessa sequenza. Quindi vediamo un attimo insieme. Quindi dobbiamo andare a fare nel prossimo giro 4 maglie basse, 22 mezze maglie alte, 36 maglie alte, 9 maglie altissime. Il giro successivo partiamo dalle maglie altissime, quindi sono 9 maglie altissime, 36 maglie alte, 22 mezze maglie alte, per terminare di nuovo con 4 maglie basse. Quindi questi sono i prossimi due giri, ok? Da andare a fare esattamente come questo qui, lavorando i punti così come si presentano. Guardate, le nostre ali poco per volta stanno incominciando a prendere forma. Una volta quindi finiti anche questi giri qui, questi due giri qui, dobbiamo andare a fare un giro di maglia bassa come per tutte le volte, ok? Quindi un giro di maglia bassa dove lavori i punti così come si presentano. Terminato anche il giro di maglia bassa, siamo pronti per iniziare un nuovo, diciamo, scalino che parte infatti con 8 maglie bassissime. Una.
8 maglie bassissime. A questo punto andiamo a fare 4 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta doppia e dopodiché dobbiamo andare a lavorare altre 8 maglie alte doppie. A seguire andiamo a fare 2 maglie alte. Una e una 2. E a seguire ancora andiamo a fare un aumento di maglia alta, quindi lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto. Vedete che entro 2 volte nello stesso foro di base. A seguire 25 maglie alte. Allora, le maglie alte in totale non sono 25 ma sono 32, quindi dopo aver realizzato tutte le 25 proseguiamo a fare le successive ad arrivare a 32, quindi 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. A questo punto dobbiamo andare a fare 16 mezze maglie alte. Quindi una, ci sono rimasti 4 punti che andiamo a lavorare a maglia bassa. Quindi voilà, vedete che abbiamo qua realizzato un altro scalino della nostra ala e adesso vediamo insieme come proseguire i successivi 2 giri dove dovete andare a lavorare esattamente le maglie così come si presentano. Quindi adesso dovrete partire qui dove abbiamo le maglie basse e ci saranno da fare 4 maglie basse, 16 mezze alte, 36 maglie alte e 9 maglie altissime. Il giro seguente parte dalle 9 maglie altissime e poi le 36 maglie alte, le 16 mezze maglie alte per finire con le 4 maglie basse. Il giro dopo ancora è un giro completo di maglia bassa, quindi ogni spicchio, diciamo ogni scalino del nostro scialle si compone da questi 4 giri. Il primo lo vediamo assieme, gli altri 2 sono un ripetersi del primo giro dove lavoro le maglie così come si presentano e l'ultimo giro è un giro completo di maglia bassa. Ok, ci vediamo al termine di nuovo di questo spicchio. Allora, una volta terminato quindi anche questa ala qua, questo piccolo pezzo di scalino, allora andiamo a fare 6 maglie bassissime. Una, due, tre, quattro, cinque e 6. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a fare 7 maglie alte doppie, quindi 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia e poi partiamo a lavorare le successive 6 maglie alte doppie. In questo modo. Adesso dobbiamo proseguire facendo 32 maglie alte. Allora, arrivati a questo punto, dopo aver fatto le 32 maglie alte, proseguo facendo 15 mezze maglie alte. 15 mezze maglie alte. Terminate le 15 mezze maglie alte, finisco il giro facendo 4 maglie basse.
Ecco che abbiamo concluso il primo giro di un nuovo scalino, diciamo, del nostro scialle, e adesso bisogna proseguire andando a fare i successivi due giri, che ripetiamo insieme il numero di maglie che dobbiamo andare a lavorare. Allora, partendo adesso da qui, che siamo finiti con le maglie basse, inizieremo facendo 4 maglie basse, 15 mezze maglie alte, 32 maglie alte, e finiamo con 7 maglie altissime qua. Il giro successivo invece partiamo con le maglie altissime, quindi saranno 7 maglie alte doppie, 32 maglie alte, 15 mezze maglie alte, per finire di nuovo con 4 maglie basse. Il giro successivo ancora andremo a fare un giro di sola maglia bassa, dove andiamo a lavorare ogni punto così come si presenta. Quindi questi ci vediamo dopo aver realizzato questi 3 giri che compongono questo scalino. A seguire andiamo a fare 16 mezze maglie alte. Ecco che ci ritroviamo alla fine del giro, abbiamo solo più 4 punti che andiamo a lavorare a maglia bassa. E voilà, adesso faremo una catenella, voltiamo il lavoro e riprendiamo a lavorare sopra le catenelle. Quindi vediamo insieme la serie di giri da andare a lavorare qua sopra. Quindi 4 maglie basse, 16 mezze maglie alte, 25 maglie alte e infine 7 maglie alte doppie. Il giro successivo partiremo da qui, dove abbiamo le maglie alte doppie, quindi 7 maglie alte doppie, 25 maglie alte, 16 mezze maglie alte, di nuovo per concludere con 4 maglie basse. Il giro successivo ancora, l'ultimo per chiudere anche questo scalino, come sempre è un giro di sola maglia bassa, dove si lavorano i punti così come si presentano. Quindi ci vediamo di nuovo al termine di questo scalino. Guardate che la nostra ala poco per volta sta prendendo forma. Allora, terminato un nuovo scalino, iniziamo il prossimo giro facendo 7 maglie bassissime. Quattro catenelle, scusatemi, che sostituiscono il primo punto alto doppio, e poi dopo andiamo a lavorare 7 maglie alte doppie. Voilà, a seguire 21 maglie alte. Arrivati a questo punto, a seguire dovremo fare 12 mezze maglie alte. Fatte tutte e 12 le mezze maglie alte, concludo il giro con 4 maglie basse. Voilà, adesso gireremo il lavoro e proseguiremo a lavorare il nostro scalino facendo 4 maglie basse, 12 mezze maglie alte, 21 maglie alte e 7 mezze maglie alte. Il giro dopo ancora saremo di qui, quindi 7 maglie alte doppie, 21 maglie alte, 12 mezze maglie alte, per finire con 4 maglie basse. Il giro dopo ancora, per concludere proprio definitivamente lo scalino, un giro di sola maglia bassa lavorando i punti così come si presentano. Siamo quasi alla fine, adesso iniziamo un nuovo scalino, quindi partiamo facendo 7 maglie bassissime. E 7, partiamo facendo subito 4 maglie, 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta doppia, e proseguiamo facendo 5 maglie alte doppie, quindi ancora altre 4.
A questo punto proseguiamo facendo 16 maglie alte. A questo punto procedo, continuo facendo 11 mezze maglie alte. Mi restano 3 maglie che, come sempre, andiamo a fare a maglia bassa. Quindi 1, 2 e 3. Adesso proseguiamo questo scalino, quindi facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Partiamo facendo 3 maglie basse, 11 mezze alte, 16 alte e 5 altissime. Il giro successivo 5 altissime, 16 alte, 11 mezze alte e le ultime 3 maglie basse, e poi ancora un giro di sola maglia bassa, ok? E completiamo così anche quest'altro scalino. Siamo arrivati all'ultimo spicchio che dobbiamo fare. Allora, partiamo facendo 8 maglie bassissime. A questo punto facciamo di nuovo le nostre 4 catenelle che ci servono per fare la prima maglia alta doppia, poi facciamo altre 2 maglie alte doppie per un totale quindi di 3 maglie alte doppie. A seguire facciamo 14 maglie alte. A seguire andiamo a fare 7 mezze maglie alte. E per finire le ultime 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Ripetiamo la nostra ultimissima sequenza, che è diventata molto breve, quindi siamo 3 maglie basse, 7 mezze alte, 14 alte, 3 altissime. Il giro successivo 3 altissime, 14 alte, 7 mezze alte e 3 maglie basse, e l'ultimo giro finale è un giro appunto di maglia bassa per l'ultimo spicchietto della nostra ala. Allora, guardate, abbiamo terminato la prima parte della nostra ala. Adesso, come ultima cosa, dobbiamo andare a bordarla interamente a maglia bassa. Come? Allora, io con l'uncinetto mi trovo qui in un angolo, devo andare a bordare qua giù. Allora, dato che c'è un angolo, faccio una catenella, dopodiché vado a lavorare una serie di maglie basse prendendo la maglia alta doppia che mi trovo qua di fianco, e vado a fare 2 maglie basse. Mi sposto in quella sottostante e ne faccio 3 in questo modo. Dopodiché proseguo di nuovo 1, 2 e 3 anche nel giro sottostante. Adesso invece mi devo spostare qui di lato, quindi punto qui subito nell'angolino e vado a fare una maglia bassa. Dopodiché vado a lavorare le maglie che mi si presentano. Arrivate di nuovo qui sull'angolo, faccio una catenella e lavoro ancora una maglia nello stesso punto, diciamo, questo è perché mi permetta di girare, e dopodiché proseguo di nuovo a lavorare 3 maglie basse per ogni maglia alta doppia e poi proseguiremo così per tutti gli scalini. Vedete, adesso mi metto qui nell'angolo e poi lavoro di nuovo le maglie come mi si presentano da questo lato.
Adesso a questo punto facciamo di nuovo una catenella e una maglia bassa nello stesso punto per girare e dopodiché proseguiamo in questo modo per tutti i restanti scalini. Vedete che bordato, secondo me resta tutto molto meglio, quindi proseguiamo così per tutti gli scalini. Quando arriviamo in cima, qui lavoriamo le maglie basse dritte, stessa cosa da questo lato, lavoriamo le maglie basse dritte per ogni punto. In questo modo abbiamo terminato un'ala. Al termine di quest'ala dobbiamo ripetere lo stesso procedimento, quindi tutto il resto della lavorazione, per creare un'altra ala identica a questa che poi andremo ad unire assieme. Allora, una volta realizzate le due ali, come ultimissima cosa non ci resta che andare ad unire le due parti diciamo piane assieme. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, io qui ho fatto un cappio, andiamo ad unire le due parti a maglia bassissima, quindi le mettiamo così che stiano insieme una contro l'altra. Ci inseriamo da un'estremità e dall'altra in questo modo, agganciamo il filo e chiudiamo tutto così. Di nuovo entriamo da un'estremità e dall'altra dello scialle, vedete, ho caricato la solina sull'uncinetto, aggancio il filo e chiudo tutto facendo una maglia bassissima. Devo procedere così per tutta la lunghezza. Procedo così fino ad aver attaccato insieme le due parti. Eccoci qua, a progetto terminato. Ho finito di unire insieme le due parti e questo è il risultato che ho ottenuto. Io sono veramente molto soddisfatta, sia perché mi piace la forma che siamo riusciti a dare a questo scialle, che sembrano veramente due ali che ti abbracciano e quando uno se lo appoggia attorno è un effetto veramente spettacolare, ma poi l'altra cosa che mi piace veramente tantissimo è la sfumatura di questa lana. Io la trovo veramente pazzesca, che pur non avendo fatto punti complessi risalta in un modo veramente molto molto bello, e la particolarità di questo lavoro la dà proprio la sfumatura di questo filato, con queste righe, queste nuance una più belle dell'altra, che vanno dal beige al grigetto all'azzurro per terminare col blu. Veramente veramente molto molto bello, non vedo l'ora di provare le sfumature degli altri colori. Spero che anche a voi l'effetto piaccia e se provate a realizzare questo scialle, mi raccomando, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e le mie cuncinettine. Un bacione.